ragazze, io sono il vostro caro Master King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Come vedete, qui siamo, non siamo né in Minecraft vita, né in timelapse, né moddato, bensì siamo in una mappa che ora vi dico il creatore, che non lo ricordo, me lo dovevo scrivere. Allora, il creatore è Comando Cox e diciamo, non ho visto gli screen, sembra una bella mappa e quindi ho deciso di portarla. Questa è una scuola sostanzialmente, spero che diciamo il tipo di video vi possa piacere. Se è così, commentate, mettete un bel like e quindi fatemi sapere se il video vi può piacere oppure no. Allora, l'ho usato, ok, il terracotta bianca, questa ossidiana, vero? Sì, a parte che faccio cose così a caso. E questo, oddio, terracotta bianca un po' rosata, più che altro io personalmente, per come sono fatto, cioè per mantenere proprio precisione, avrei messo o la lana bianca oppure ci sono comunque altri tipi di blocchi bianchi, cioè proprio bianchi. Vediamo se ne trovo, se ne trovo altri. E no, questo, oddio, più giallognolo. E potrebbero essere o il blocco di ferro, però la texture tipo righettata non è che proprio mi convince. Se no la neve, però stesso discorso del, cioè come texture è più simile all'ossidiana, però si toglie facilmente rispetto a qualunque blocco solido. Oddio, forse è un po' troppo, cioè sì, la texture è simile a, per certi aspetti, a quella del white concrete, parte per un po' il bordino, oppure cioè white terracotta, scusate, non concrete, con il, no, questo forse l'altro verso, no, non mi piace. Forse l'unica modifica per quanto riguarda la strada è questa qui, metterci il white concrete al posto della terracotta bianca. Qui ci sono pure i slab di quarzo, ok, quindi manco a dire che stona lo stesso blocco dello scuolabus. E forse l'autobus ha fatto bene usare l'oro, perché sì, perché poi, oddio, può darsi che, può darsi che è meglio l'oro per quanto riguarda l'autobus, secondo, ha fatto la scelta migliore. Lo so, sto dando consigli a mappe che oramai non verranno più modificare cose, però pure giusto che do la mia. Pure, ok, questo chiude la porta, ok, controllo pure la lampada, tu non controlli nulla. Questo invece mi piace molto, la robusta scurba, ok, con la, diciamo, con la, lo stone dust e dietro la redstone. L'unica modifica avrei fatto è la targa, avrei scritto che so qualunque cosa. Cosa sei? Ah, il mercatino, quello lì delle, cioè per vendere le cose uno si compra per prima di entrare, c'è il bar scolastico. Ora questa è la mappa in inglese tutto, quindi non so, almeno scuola dove stavo io, il bar era interno, non era esterno. Può darsi che era
americano, quindi lì mi pare ci hanno separato dall'edificio scolastico. Stessa cosa ho fatto pure i parcheggi, perché giustamente qualcuno è pure maggiorenne e quindi va a scuola con la macchina. Direi di entrare. Ok. Di là si vanno a altre sezioni. Poi guardiamo prima l'interno, poi guardiamo anche la parte esterna. Qui ho messo uscita. Questa penso sia la bacheca. Almeno questo voglio pensare. Questa, la segreteria o la biblioteca o stanza dei trofei? Non ne ho idea. No, questa è la segreteria per gli studenti, quindi quella penso più sia la stanza dei trofei. Qui ceste, non so il perché. Penso siano gli armadietti dei vari studenti. Qui cosa ci sta? Ah, sempre l'uscita. Si va dall'altra parte. Cosa sei? Non ne ho idea, può darsi che era una sorta di altro. Forse era coso della. Ah, il coso della spazzatura, ok. Perché ormai detti qui uno può buttare varie cose, quindi ok. Tu? Però non mi puoi mettere solo le cose. Ok, questo penso sia il bar interno. No! Non volevo fare questo. Però la rimetto. Se riesco a uscire. Ok, quindi bar interno ci sta. Qui è la mensa, suppongo. So perché abbiamo messo solo dolci. Ovviamente vuoto. Qui i forni, ok. Il lavabo, ok, non c'è male. L'unica cosa che avrei modificato forse, e siamo a 1.12, quindi sono sicuro al 100% che ci sta, ma pure la molte versioni prima, ecco, infatti giusto questo, forse l'unica modifica che gli avrei fatto all'interno dell'edificio scolastico, almeno per quanto riguarda ora. Non ci sta un piano superiore? Sì che ci sta il piano superiore. Devo solo capire da come ci si passa. Ah, da qui. Ok, qui c'è il bagno maschile. Suppongo, perché meno che uno non si mette qui e tutti lo possono vedere. Qui c'è il. Ah, la stanza di informatica. Penso. Questo è il proiettore. Qui ci si mette il docente. Ok. Oh, stanza di matematica. Oh, carina questa stanza. Molto, molto. Lavagna marrone. A sto punto. No, lana no. Ossidiana ho troppo definita texture. Colla non ne parliamo. E la concrete penso solo. Tu sei? Eh sì, ho usato la terracotta grigia e sembra marrone. Infatti, come vedete, è diventata tutta nera, forse più sul grigio che sul nero, perché il nero, se trovo la. Ok, oddio, forse in effetti sì, in Minecraft non ci sta un colore perfetto per fare il nero. Anche se altrimenti c'è, cioè, modo preciso,
Però forse quello grigio ci sta bene. Qui altra stanza, biologia. E quindi giustamente ci stanno le varie tipi di piante e varie teste di persone. Qui tu sei musica. Ok, un music disc. No. Sì, mi piace come cosa. Tu sei religione, quindi aula molto simile a quella di matematica. Più giro, più mi penso che sia una scuola tipo americana. Tedesco. Ok, la stessa cosa con la differenza di registrare la bandiera tedesca. Questo penso sia chimica, sì, chimica. Figa come aula, pure questa. Oh. Ah, studiano pure italiano. Infatti mi era voluto che fosse una bandiera dietro, però. Questa è la palestra, ma è fighissima sta palestra. Team 1. Cioè team 2 e team 1, ma veramente veramente fighissima. Quella porta con le. No, veramente veramente fatta molto bene. Pure i canestri. Da qui si esce. Ah, ci sta pure il campo da. Col tabellone. Fighissimo. No, questa parte qui veramente veramente fatta bene. Mi piace molto. Della palestra. Aspetta. Qui c'è. Ok, lo spogliatoio. Ora. Vediamo se ci sono altre zone a esplorare qui, sì. La salita, cioè quindi l'altro piano, ce la posso fare. Ah, ma poi ci sta pure un altro piano ancora. Ok, francese penso sia. Ok, questa è bandiera diversa. E devo dire che mi piace più questo tipo rispetto a quelle delle materie che stanno giù. Zoom, c'è autofocus, ok. Geografia, mappamondo, no. Però per un momento ci ho sperato, anche se so che Minecraft non ci sta. Matematica, ok, uguale a quello di giù, però con qualche cartello di più. Storia, ok. Mi scordo sempre che quando uno sta in creative non si può prendere. Ok, altra lezione di musica, aula di musica, libreria. Ok, la quella di sotto era sicuro la stanza dei trofei, penso. La prima abbiamo visto. Da qui dove si arriva? Penso sull'elicottero. Ma è qualcosa. No, veramente mi piace tantissimo questa mappa. Penso ci avrà. Non so se. Ah, ma. Cioè, si è chiuso tutto? O si era buggato? Ah no, non si era buggato. Pure qui vale. Ok, l'ha fatto pure di qua. Ma è fighissimo sta cosa, uno preme la leva. Ci deve stare per forza il. Un comma in blocco da qualche parte. No? Allora perché. Non so spiegarmi il perché. Sinceramente. Però è fighissima sta cosa. Ok, direi possiamo andare avanti con l'esplorazione. Tu sei aula di matematica di nuovo. Questa sempre informatica. Biologia. È biologia sì, però di come classica aula. Fisica. Questa è bella come cattedra, più che altro perché così può, il docente può vedere dal punto di. Gli esperimenti fisici da far vedere. Inglese, quindi ora sto giro niente bandiera.
Beh, la bandiera inglese è molto difficile da fare. Politica, penso, sì. Ok, qui si scende. Ma voglio continuare a esplorare qua. E sempre chimica. Ok, un po' più spoglia, ma molto simile a quella di sotto. E storia, di nuovo, stesso discorso. Forse aveva fretta di pubblicare la mappa, non lo so. Odio questo autofocus in maniera incredibile. E a quanto pare la parte interna dell'edificio l'abbiamo esplorato. Quindi posso dire che possiamo uscire. Quindi direi di vedere di qua cosa ci sta. Ok, la piscina. Ok, qui c'è l'ingresso. Piscina bella. Ah, qui c'è la parte che si cambia del riciclo dell'acqua, penso. E quindi uno da qui si tuffa tranquillamente. Pure da qui, però avrei fatto quel mezzo blocco più in alto perché se no uno salta per tuffarsi da una craniera mai vista. Ma qui si scende. Ok, sono il bagno, un po' di spogliatoi. E infatti, però non mi piace più questo. Ok, mi speravo quello. Ok, vediamo qui che ci sta. Ok, la mensa. La mensa. Ah no, per quelli che voglio imparare a cucinare. Penso. Sì, appunto, per quelli. Ok, la classica equivalente dell'alberghiero. Qui sei. Professione. Ok, meccanico. Quindi, qui c'è la parte pratica. E di qui c'è la parte teorica, penso. Ok. A quanto pare. Ah, poi un'altra cosa non ho fatto notare prima. È la precisione per i particolari. Che da questa parte qui ci ho messo pure la parte della strada chiusa. Perché qui c'è stata la gru che sta proseguendo. Il lampione, cose, comunque devo ammettere, a parte giusto un paio di particolari che io magari avrei fatto in maniera leggermente diversa, però devo ammettere che è veramente veramente fatta bene questa scuola, questa mappa. Quindi diciamo sicuramente se sempre l'autofocus si decide a funzionare. Sicuramente sul titolo scaricato la mappa mi lascerò un bel mi piace. Ah, quindi a quanto pare. Ok, io sono più curioso che altro. Ok, tu sei il blocco 0. E quindi. Ah, ok, 22 blocchi di sola terra. E non so se l'ho fatto in modo casuale o era voluto. Comunque, devo dire che questa mappa è veramente bella. Devo sicuramente mettere un voto positivo. E spero comunque ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di cliccare mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.